Mirena, abbiamo scoperto il tuo talento nel fare borse, ma abbiamo anche visto ora, e vedremo, che sei un'artista completa a 360 gradi, perché fai anche quadri, giusto? Vuoi Giusto. parlarci un po' di come fai i quadri, da dove nasce l'ispirazione e lo stile che hai? Allora, l'ispirazione nasce dall'amore verso tutto quello che è, diciamo, colore, espressività grafica, disegno. Ecco, e abbiamo qui anche Eva che si occupa dell'organizzazione di eventi, giusto? E poi un'artista anche lei. Vuoi parlarci un po' di come organizzi gli eventi, della tua concezione di arte, magari? Magari vogliamo parlare dell'evento dove ha partecipato Milena come fashion designer, perché durante la settimana della moda a settembre abbiamo fatto la sfilata di moda insieme con Vernissage dei Quadri, dove Milena ha presentato la collezione delle borse. E abbiamo fatto questo evento presso Milano Fashion Library, la biblioteca di moda più grande in Europa, che si trova a Milano. E ha presentato la linea delle borse, Delle Fede Artist, non questa magari. quella dipinta, sì, Esatto, le sì. Le borse, diciamo, borse quelle che hai fashion art. dipinto. Sì. Ok. E avete magari altri eventi o mostre che vorreste Sì, certo, organizzare? sì. Stiamo organizzando un altro evento molto importante che non la sfilata di moda, ma la mostra dell'arte contemporanea, dove invitiamo il critico più grande in Italia, Vittorio Sgarbi, dove ovviamente partecipa anche Milena. Sono felice. Bellissimo, quindi insomma personaggi anche di un certo calibro, Certo, evento un certo bellissimo, livello. esatto. Senti Milena, a me mi ha colpito però un quadro bellissimo che è questo che ho qui dietro, io vorrei prenderlo e mi piacerebbe che tu ne parlassi Certo. e ci parlassi un po' di come è nata questa ispirazione, Sì, ma diciamo io faccio questo genere che ho definito AIM, astratto, informale, materico, per cui nel mio quadro trovi il colore dell'astrattista, la matericità delle stoffe, del materiale di recupero, degli Swarovski, e che io utilizzo come memorie del quotidiano. E poi l'informale che invece è la gestualità, per cui ad esempio questo stemma che è praticamente l'espressione dell'essere vivi. Quindi possiamo dire che questo quadro è la sintesi della tua quotidianità e del tuo essere viva, giusto? Assolutamente. Quindi Milena, io ti ringrazio, ringrazio, complimenti ancora per la vostra Eva, che è arte. un'artista bravissima, oltre che Assolutamente, organizzatrice. assolutamente sì. Sì, Quindi grazie. vi ringrazio e vi auguro il successo più grande che possiate avere. Vieni, anche sei un'artista come noi, Grazie, sei la mia grazie testimonial. mille. Esatto, quindi ricordiamo che la promozione che farò io sarà molto sui social, soprattutto a livello Instagram, perché ho molto, molto seguito. E poi ricordiamo sempre che siamo in via Settembrini 36 presso la pelletteria Rosenberg. Quindi ora è il momento di salutarci e di augurare una buona serata a tutti. Esatto, grazie, Ciao! ciao.